Continuando la nostra esplorazione delle moltiplicazioni nel mondo, questa volta presento la moltiplicazione russa. Presento sempre lo stesso modello di moltiplicazione, 16 per 23, il cui risultato è 368. Vediamo come si fa. Si scrivono in due colonne i due fattori, 16 e 23. Nella colonna di sinistra divido per 2 continuamente finché non arrivo a 1. Nella colonna di destra invece moltiplico per 2 finché non arrivo all'ultima riga dove a sinistra ci sarà il numero 1. Quindi partendo da 16, 8, 16 diviso 2, 8 diviso 2, 4 diviso 2, 2 diviso 2, 1 e corrispondentemente nella colonna di destra invece moltiplico per 2, raddoppio sempre. Poi cosa faccio con questi numeri? Adesso cancellerò tutte le righe in cui a sinistra compare un numero pari. In questo caso tutte, meno l'ultima dove c'è appunto solo il numero 1. Il risultato finale sarà il risultato della moltiplicazione 16 per 23. Sembra troppo facile, infatti adesso scambiamo l'ordine dei fattori, vediamo come si usa questo tipo di moltiplicazione chiamata appunto russa da antichi contadini russi. Partendo da sinistra divido sempre per 2, abbiamo detto, però se il numero è dispari, qual è la particolarità di questo metodo? Prenderò il numero per difetto, cioè 23 diviso 2 fa 11,5, quindi prendo 11. Poi 11 diviso 2 fa 5,5, quindi prendo il 5. E via di seguito finché non arrivo al numero 1. A destra, invece, nella colonna di destra, moltiplico sempre per 2. Adesso, come prima, cancellerò tutte le righe in cui a sinistra compare il numero pari. Questa volta ce n'è una sola. Le restanti righe che rimangono, sommerò i numeri di destra, della colonna di destra, tutti fino all'ultimo. Vedete, 16 più 32 più 64 più 256 e dà come risultato appunto 368. Nella moltiplicazione 16 per 23 o 23 per 16. Qui c'è un ripiego veloce della moltiplicazione dei contadini russi. Beh, con questo ho concluso. Grazie a tutti per l'attenzione. Se vi va, ci sentiamo alla prossima pillola.